Questa crisi di cui stiamo parlando ha avuto inizio esattamente 4 anni fa, ma noi abbiamo continuato a illuderci che i guai degli altri non ci riguardassero. Finalmente abbiamo deciso che dobbiamo fare qualcosa e a questo punto è evidente che il nostro primo problema è quello di tornare a meritarci l'euro. Avevamo fatto sacrifici per entrare, poi ce ne eravamo dimenticati, accontentandoci dei benefici dati dall'avere per anni potuto fare debiti a tassi bassissimi. Trovare soldi per fare le riforme. In realtà le riforme che servono sono riforme grazie alle quali ciascuno lavora di più e meglio. È quello che, se andiamo a vedere, ha saputo fare la Germania. Prima con Schröder e poi con la Merkel, passando anche attraverso un periodo di grande coalizione. Attenzione, non governi tecnici diretti da geometri o da ingegneri. Il problema non è la tecnica, il problema è la politica nell'interesse comune, dove forse, quando la situazione è di gravità eccezionale, un governo di unità nazionale o di grande coalizione può essere utile affinché nessuna delle due parti tragga beneficio della altrui impopolarità. Ma agitarsi raramente è utile. Se hai affidato i tuoi risparmi a un gestore che conosce esattamente i tuoi obiettivi e li ha messi investiti in forme corrispondenti alle tue preferenze, e quindi ad esempio se uno non ama il rischio li ha affidati alle Poste o a un qualche fondo di risparmio prudente e tranquillo, non c'è motivo di cambiare idea. Se uno viceversa ama le emozioni e gradisce comprare e vendere più volte al giorno, allora questo è il periodo in cui si divertirà molto.